Cercate di resistere a quello che sto per dirvi. Schema con molle elicoidali, massicci puntoni longitudinali e parallelogramma di Watt. Scusate, vado a cambiarmi. Il nuovo Ranger Raptor è stato sviluppato dal team Ford Performance per i veri appassionati di off-road che vogliono spingere i loro mezzi ben oltre la pericena. Per raggiungere questo obiettivo sono stati utilizzati componenti con un nome proprio di persona, come le sospensioni anteriori della Fox con pistoni da 2,5 pollici, bypass interno e sistema Position Sensitive Damping che adatta le capacità di assorbimento in funzione del fondo. Al posteriore troviamo il parallelogramma di Watt, una soluzione molto diffusa nel campo delle competizioni, vista come un'evoluzione della barra Panhard, perché è in grado di ridurre ancora di più le oscillazioni laterali. Anche qui troviamo gli ammortizzatori della Fox, accompagnati dai freni che hanno dischi ventilati da 332x24 mm e pinze con pistoncini da 54 mm. La frenata del comparto anteriore è affidata a dischi da 332x32 mm e pinze con pistoncini da 51 mm. Degna di nota anche la particolare piastra di protezione della parte anteriore del sottoscocca. Realizzata in acciaio ad alta resistenza, spesso 2,3 mm, si aggiunge alle protezioni standard già adottate dal Ranger. Tutto questo per dirvi che il Raptor è la versione più grande, più dura e più potente del Ranger. Considerato il telaio rinforzato, l'assetto specifico per le competizioni baia e il nome che ricorda una gallina aggressiva, abbiamo deciso di portarlo dove osano le jeepney. Qui procediamo con le marce ridotte e il programma fango-sabbia. Rispetto al Ranger, la corsa degli ammortizzatori anteriori è aumentata del 32% e del 18% per quelli posteriori. In questo modo il nuovo Raptor ha guadagnato un angolo di attacco di 32,5 gradi e di uscita di 24 gradi. L'altezza minima da terra è di 28,3 cm e la capacità di guado di 85 cm. La carreggiata larga garantisce un'ottima manovrabilità anche nei percorsi trialistici, ma visto il pedigree corsaiolo le sospensioni anteriori hanno una taratura un po' rigida che impedisce di arrivare a fine corsa limitando la trazione nei passaggi a bassa velocità. Il Raptor non riesce ad uscire dal fosso, perciò blocchiamo anche il differenziale posteriore e già che ci siamo proviamo anche gli altri programmi off-road. Quello che ci fa avanzare di più si conferma il fango o sabbia, anche se con notevoli sollecitazioni degli organi di trasmissione. Non riusciamo comunque a venirne fuori. Il grosso pick-up infatti è come incastrato e l'argilla è troppo viscida per i pneumatici BF Goodrich All Terrain montati di serie. Vista la situazione, abbiamo riaffrontato il percorso con un approccio più adatto al Raptor. Il motore che spinge questo bestione è il 2000 biturbo diesel da 213 cavalli e 500 Nm di coppia, disponibili già a 1750 giri. Il tutto è abbinato ad un cambio a 10 rapporti che sfrutta al massimo ogni regime del motore.
Un ringraziamento speciale va alla staffa del gancio traino posteriore che ha salvato il paraurti e alle pedane laterali che si sono dimostrate delle ottime protezioni sottoporta. Alla fine il Raptor non si è comportato affatto male nel trial, ma senza dubbio il suo ambiente ideale è lo sterrato veloce, dove è in grado di divertire parecchio facendo valere la grinta del motore, l'efficacia di un assetto che lavora benissimo anche sui fondi disastrati e non ultimo il programma Baia che massimizza prestazioni e trazione proprio per la guida off-road veloce. Degno di nota il cambio a 10 rapporti costruito con acciai ad alta resistenza, leghe di alluminio e materiali compositi per ottimizzare durata e peso. Giusto per intenderci è lo stesso usato sul Raptor americano V6 con 450 cavalli e 691 Nm di coppia. Su strada il motore ha una bella spinta e si fanno apprezzare anche la guidabilità e il comfort. Ottimo l'assetto e lo sterzo diretto e preciso che rendono agile il Raptor nonostante la mole. Attenzione nelle curve ad alta velocità, perché la spalla alta delle gomme genera un ritardo nella risposta dello sterzo, ma il battistrada rimane comunque incollato al terreno. Se vorrete utilizzare al meglio il Raptor, allora dovrete affidarvi alla modalità Baia. Sfrutterà tutti i 213 cavalli e potrete selezionare anche la trazione posteriore, togliere l'ESP e bloccare il differenziale al 100%. Ora ditemi, alzi la mano chi cambierà le ruote posteriori una volta al mese almeno. L'abitacolo è elegante, accogliente, ben rifinito e ricco di accessori. I sedili sono rivestiti in pelle e quelli anteriori sono avvolgenti. L'insonorizzazione è ottima e qui torna utile la numerosa rapportatura del cambio che fa girare il motore a soli 1900 giri in decima marcia a 130 km/h e a 1500 giri in nona a 100 all'ora. A causa delle doti sportive la capacità di carico è di 620 kg e la soglia risulta un po' alta. Vi mostriamo la tabella dei tempi che vanno da 0 al prossimo distributore. Il nostro test ha messo a dura prova il Raptor a tal punto che la targa ha ceduto. Nonostante questo possiamo considerarlo un veicolo solido. Ci vediamo al prossimo test. Ciao a tutti! Scusate, lo dovevo fare.